Partiamo dal calcio, la Recanatese trionfa 1-0 sull'ostico avversario del Pontedera nel match fra le mura amiche del Nicola Tubaldi, gara dominata dai padroni di casa che fin dal primo minuto prendono di mira la porta avversaria. Il gol decisivo arriva nella seconda frazione di gioco con Capitan Sbaffo che centra il bersaglio e conduce i suoi ai 3 punti. E 3 punti che invece non è riuscito a fare il Tolentino nel derby con la San Benedettese. Vediamo. La Samb conquista 3 punti pesantissimi in pieno recupero contro il fanalino di coda Tolentino, un 1-0 firmato Tassi, entrato pochi minuti prima, e che permette ai rossoblù di respirare in classifica. Il tecnico rossoblù, vista la squalifica, lascia spazio a Romandini in panchina e schiera la Samb con un 4-3-3, dove rispetto al pareggio di Pineto rientrano al primo minuto Vita e Viscardi, con Agostinone e Del Moro che si accomodano in panchina. Mister Zannini vara un coperto 4-4-2 dove Moscati e Tizzi hanno il compito di creare grattacapi alla difesa rossoblù. I tifosi di casa decidono di scenare l'ennesima protesta contro il presidente Renzi, assiepandosi dietro la curva sud. Prima dell'inizio della partita sono stati ricordati gli uomini e le donne del Servizio Sanitario Nazionale che hanno prestato servizio durante la pandemia Covid-19. Parte bene la Samb, corre il terzo minuto quando Marras conquista una punizione sul vertice destro dell'area di rigore Cremisi. Batte Angiulli mirando il primo palo, ma Gagliardini non ha problemi a bloccare. Al 12esimo si vede Vita che prende palla sulla sinistra e si accentra, dopo aver saltato il marcatore, destro potente dal limite di poco oltre la traversa. La gara è soporifera e si arriva alla mezz'ora quando Marone ha un'incertezza nel rinvio, ma Tizzi non riesce ad approfittarne. Al 39esimo è ancora Vita protagonista, il numero 11 raccoglie un lancio lungo ed effettua prima uno stop ad inseguire, con l'esterno del piede, dribbla in velocità un avversario e poi si accentra e calcia a colpo sicuro, ma un difensore ospite si oppone col corpo. Recupera l'attaccante rossoblù che controlla e poi calcia di destro con la palla che esce di pochissimo a portiere battuto. Prima dell'intervallo ci prova Favo dal limite, ma la sua conclusione tesa solvora la traversa. Durante il riposo il papà della piccola Emma di Carlantonio depone un mazzo di fiori sotto la curva nord ad un anno dalla sua scomparsa. Nella ripresa i ritmi non si alzano. Al quarto d'ora occasione per il Tolentino con il neoentrato Nacciarriti che caccia debolmente. Poi recupera palla servendo Giuli che da buona posizione cicca il pallone. Si arriva al 25esimo quando Vita, sicuramente il più attivo dei suoi, si conquista una punizione dal limite che si incarica di battere, ma il pallone è impreciso e si perde sul fondo. Si entra negli ultimi 5 minuti quando i rossoblù aumentano i giri del motore. Al 39esimo, a seguito di un corner, la palla giunge a Cardella che è solo ma colpisce di testa sul fondo. Al 46esimo arriva la prima vera occasione per la Samb. Vita scambia con Del Moro e Cardella, con quest'ultimo che gli fa tornare il pallone. Calcia in diagonale colpendo il palo. Vengono concessi 5 minuti di recupero. Nel corso del terzo è il giovane Del Moro ad avere un'ottima occasione, ma il suo colpo di testa finisce sul fondo. Il tempo di recupero è scaduto, ma il direttore di gara fa continuare, complice un'interruzione dovuta all'infortunio di un giocatore cremisi. E all'ultimo secondo arriva la rete dei 3 punti. Azione convinta di Vita, che riesce a dare palla a Cardella dal fondo, rasoterra all'indietro sul quale si avventa Tassi, che di piatto supera Gagliardini e fa esplodere Rivera. Per la Samb sono 3 punti che danno respiro, mentre per il Tolentino è la più atroce delle beffe. La Maceratese sfodera una buona prestazione nella tana dell'azzurra Colli vice capolista, ma deve accontentarsi del pareggio per 1-1 e del singolo punto in classifica. I biancorossi erano riusciti a passare in vantaggio, ma nell'unico tiro in porta degli avversari hanno subito il gol del pari. E invece cambiamo sport, andiamo al volley. La Lube riesce a portare a casa una importante vittoria. Vediamo. Allora Luciano, una vittoria voluta di carattere. Una bella vittoria, sicuramente è stata una bella partita. Loro sono una squadra molto forte, hanno giocato bene, quindi siamo stati bravi. Niente, è stata una bella partita, intensa. Sotto di 2-0 la grinta non vi è mancata. Beh, sicuramente magari qualche tempo fa sotto 2-0 perdevamo queste partite. Oggi abbiamo lottato, abbiamo giocato anche bene, quindi sono contento. L'importante è continuare. Sapevamo che loro avrebbero fatto una partita del genere dove
nei loro punti di forza ci avrebbero messo in difficoltà. Infatti il primo set forse siamo partiti un po' col freno a mano tirato, un po' intimoriti, ma dopo ci siamo lasciati andare, anche se eravamo sotto 2-0 non ci siamo fatti tra virgolette abbattere dal risultato e abbiamo fatto la nostra pallavolo. Oggi forse una delle migliori partite che abbiamo fatto dall'inizio dell'anno, e dobbiamo prenderlo come punto di partenza questo, non un punto d'arrivo, perché abbiamo ancora la possibilità di crescere e solo da partite come queste si può diventare una grande squadra. Siamo partiti non come volevamo, specialmente io, non come volevo io. Poi, diciamo, nel secondo set ho fatto delle belle battute e dalla battuta sono ripartito in tutto il gioco, quindi sono contento che alla fine abbiamo vinto. Allora Riccardo, una partita che si è giocata punto a punto. Secondo me il terzo set, abbiamo pagato nel terzo set, che eravamo lì giocando bene, poi in una rotazione abbiamo sofferto con le battute corte e ha finito 25-23, quindi forse sarebbe diverso il risultato. Era una partita contro il quarto e quinto collocato, quindi ovviamente era una partita già di aspettare che sarebbe tosta. Abbiamo iniziato molto bene, principalmente con servizio, poi loro hanno ricevuto molto bene dopo il terzo set, hanno migliorato abbastanza e secondo me la pressione è cambiata un po' di lato nella battuta, hanno fatto un po' la differenza dopo. Che sensazione ha provato ritornare a Civitanova? Ma è sempre molto bello, la mia ultima partita qua era stata la partita che abbiamo vinto il campionato, quindi ovviamente ho bei ricordi di qua, oggi non tanto, però sicuramente mi è piaciuto tornare qua, dove sono stato molto contento, però ovviamente volevo vincere. Credo che stasera la squadra abbia messo sul campo tutte le risorse, sia mentali, fisiche, di roster, e ci siamo un po' arrangiati di fronte a una squadra che ha iniziato fortissimo, ha iniziato con un livello di battuta. Normalmente i primi set, no, anche le squadre che hanno un grande livello di battuta iniziano cercando ritmo, loro sono partiti molto molto forte e noi abbiamo fatto una fatica bestiale il primo set a fare cambio palla proprio, nel senso che tra i punti diretti e le palle che era molto difficile riuscire ad attaccare con tranquillità, abbiamo fatto molta fatica. Però poi dopo siamo rimasti lì, il secondo set, peccato il finale, quello rischiava di essere una mazzata che era difficile portarsi dietro, invece siamo rimasti in partita, ce la siamo giocata da battaglia e alla fine siamo molto molto contenti del risultato. Si fermano invece a 5 le vittorie consecutive della Medstore Tunit Macerata, sempre nel volley, con i biancorossi bloccati da un avversario ostico come il Garlasco. La Medstore Tunit proverà ora subito a tornare alla vittoria sabato prossimo, quando al Banca Macerata Forum sarà ospite il Mirandola. E dal volley andiamo al basket. La Rutten di San Severino di coach Sparapassi riesce a domare l'Attila Junior Porto Recanati per 70-60 nella penultima gara della regular season disputata in anticipo al Palace Ciarapica. Se sabato 25 febbraio la Rutten dovesse riuscire a battere il Pedaso ribaltando anche il meno 4, terminerebbe la regular season al secondo posto in classifica. In caso contrario potrebbe invece anche scivolare al quarto posto. E questa era la nostra ultima notizia anche per quanto riguarda lo sport. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.